Good morning to everyone who is watching Light Channel Italia this morning. Buongiorno a tutti voi che questa mattina state guardando Light Channel Italia. My name is Tele and I'm happy. Mio nome è Tele e sono felice to read the scripture together with you in this morning. Di leggere con voi questa mattina la scrittura. And today we are reading from the book of Psalm and chapter 67. Questa mattina leggeremo dal libro dei Salmi al capitolo 67. All chapter. Tutto il capitolo. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio faccia risplendere il suo volto su di noi, affinché si conosca sulla terra la tua via e la tua salvezza fra tutte le nazioni. I popoli ti celebreranno, o Dio, tutti quanti i popoli ti celebreranno. Le nazioni si rallegreranno e giubileranno, perché tu giudicherai i popoli rettamente e condurrai le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra produrrà il suo frutto. Dio, il nostro Dio, ci benedirà. Dio ci benedirà e tutte le estremità della terra lo temeranno. The writer of this song is emphasizing few aspects which I would like to now analyze. L'autore di questo canto enfatizza diversi aspetti che adesso vogliamo analizzare. And he starts and he ends his psalm with asking blessing from God. Egli inizia e conclude il salmo chiedendo benedizioni da parte di Dio. So, why is doing this? Quindi perché lo fa? Because probably he has experience and he knows what it means to have God's blessing in his life. Probabilmente perché ha fatto questa esperienza e sa cosa significa avere le benedizioni di Dio nella propria vita. And I believe that he's trying to encourage readers to do the same. E penso che cerca di incoraggiare i lettori a fare lo stesso. God is waiting that all of his children and all people in this world may ask his blessing. Dio sta aspettando che tutti i suoi figli, che tutte le persone in questo mondo chiedano a lui benedizioni. But we need to remember an important thing. Ma dobbiamo ricordare una cosa importante. When we are asking his blessing, quando chiediamo le sue benedizioni, we need to be also aware of requirements. Dobbiamo anche essere consapevoli di ciò che viene richiesto. What is God waiting from us that he may be able to bless us? Cos'è che il Signore si aspetta da noi per essere in grado di benedirci? God cannot bless our selfish plans and wishes. Dio non può benedire i nostri piani egoistici e i nostri desideri. So we need to ask him also to lead our life and to do what is his will. E quindi dobbiamo anche chiedergli di guidare la nostra vita e sapere qual è la sua volontà. Another important aspect, I think for me at least, un altro importante aspetto, almeno per me, is the fact how author is emphasizing praise and praising God. È come l'autore stia enfatizzando la lode e lodare Dio. There are so many reasons for what we can praise God. Ci sono molti motivi per cui possiamo lodare Dio. Even just for the fact that we are alive today. Anche per il solo fatto di essere in vita oggi. I checked some statistics. Ho controllato alcune statistiche. Which are saying that every day in our world. Che dicono che ogni giorno nel nostro mondo. Around 150,000 people are dying. Circa 150,000 persone muoiono. So we can praise God that we are alive. Quindi possiamo lodare Dio perché siamo in vita. We can ask His blessing for our life, for our families, for everything we do. Possiamo chiedere la sua benedizione per la nostra vita, per le nostre famiglie, per tutto ciò che facciamo. And generally when we are talking to God and praying, we need to remember more to thank Him for everything He is doing for us good. E generalmente quando preghiamo il Signore dovremmo prendere l'abitudine di ringraziarlo di più per tutte le cose buone che fa per noi. The last aspect I would emphasize in this song. L'ultimo aspetto che voglio enfatizzare in questo canto. We can find in verse 4. Lo troviamo nel versetto 4. Where it says that for you shall judge the people righteously. Quando dice perché tu giudicherai i popoli rettamente. What is author thinking by saying that? Cosa sta pensando l'autore nel dire questo? I don't know how it's with you. Non so com'è per voi. But at least I have this problem. Ma io ho questo problema. That often I feel tempted to judge people. Che a volte mi sento tentata a giudicare le persone. It's kind of easy to see others' mistakes. È come se fosse più facile vedere gli errori degli altri. But what is God wanting from us? Ma cos'è che Dio vuole da noi? That we trust judgment to His hands. Che noi lasciamo il giudizio nelle sue mani. In the book of 1 Samuel. Nel libro di Prima Samuele. And it's chapter 16 where it says. È nel capitolo 16 in cui viene detto. That
man sees what is outside, but God is seeing what is inside, what is in the heart. Che l'uomo vede ciò che è all'esterno, ma Dio vede ciò che è all'interno, nel cuore. So when God is judging, he's really doing right judgments. E quindi quando Dio giudica, veramente lo può fare nel modo giusto. And since we are not able to do right judgments, we are not supposed to do it, it's his business. E proprio perché noi non possiamo andare così a fondo, non è giusto che lo facciamo, che giudichiamo, ma è il suo lavoro. And there is another beautiful verse. E c'è un altro testo molto bello. Which we will find in the book of Jeremiah. Che troviamo nel libro di Geremia. In chapter 17. Al capitolo 17. And verse 10. Versetto 10. Where God says, dove Dio dice: Io, l'Eterno, investigo il cuore, metto alla prova la mente, per rendere a ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. So we see that God has promised that he will judge righteously. E qui vediamo che Dio ha promesso che lui giudicherà giustamente. So when we see many evil things around us and unrighteousness, quindi quando vediamo tante cose cattive, brutte intorno a noi e cose ingiuste, we can still praise God for the fact that he will take care of all these things. Possiamo ancora lodare Dio perché lui si prenderà cura di tutte queste cose. And so my wish for you for this day, quindi il mio augurio per voi per oggi, is that you may be in a good relationship with God and he may be blessing you. E che voi possiate essere in una buona relazione con Dio e che lui possa benedirvi. And remember to thank him for all good things he's doing for you in every moment actually. E possiate ricordarvi di ringraziarlo per tutte le cose che fa buone per noi in ogni momento in realtà. And even so, maybe you're going through some difficulties. E anche se potreste stare affrontando delle difficoltà. Remember, everything works for the good of those who fear the Lord. Ricordate che ogni cosa coopera al bene di coloro che temono il Signore. So may you have beautiful and blessed day. Quindi possiate avere una bella giornata. And let us now together pray that God may be with us. E preghiamo adesso insieme che Dio possa essere con noi. Lord, we thank you for these simple words which are written in your word. Signore, ti ringraziamo per queste semplici parole scritte nella tua scrittura. We thank you for all blessings you have poured upon us already now in our lives. Ti ringraziamo per tutte quelle benedizioni che hai già messo nella nostra vita. Lord, we want to thank you for your kindness and your mercy every day. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua bontà e per la tua grazia ogni giorno. Please take care of us today. Ti chiediamo di avere cura di noi oggi. Please send your angels to be with us every moment. Ti chiediamo di mandare i tuoi angeli perché siano con noi in ogni momento. And please help us to live for your glory. E ti chiediamo di aiutarci a vivere alla tua gloria. In the precious name of Jesus. Nel nome prezioso di Gesù. Amen. Amen.